Scandale, 20 maggio 2012, giornata storica per la squadra del paese. Siamo col presidente, calciatore, capitano, Domenico Malazzita. Lo Scandale ha appena vinto lo spareggio dei playoff, quindi è il vincitore dei playoff del girone D. Domenico, com'è andata? Beh, penso che sia andata benissimo. A parte il risultato, abbiamo fatto un'ottima prestazione. I ragazzi erano tutti concentrati al massimo. Penso che l'abbiamo meritata ed è giusto che sia andata così. No, 5-1 oggi è indiscutibile. Vabbè, a parte il risultato, ma penso che anche durante il campionato abbiamo meritato di essere qui. Pare che lo spareggio con la seconda del girone C, il Francavilla Real Francavilla, si disputi il 3 giugno e non il 27 maggio. Vi cambia qualcosa? No, io non... Non ho letto ancora i comunicati, però c'è qualche tempo in più per preparare la partita, diciamo, quindi queste due settimane ci impegniamo come abbiamo fatto durante l'anno e poi si vedrà. Penso che se era il 27, diciamo, ci stava meglio perché eravamo in corsa, quindi stare lontano due settimane un po' ci preoccupa, però... Una finale che pare, per notizie che stanno arrivando, a causa della probabile retrocessione dall'interregionale dell'Acri, potrebbe non dare la promozione diretta ma essere utile per eventuali ripescaggi. Questa cosa dà un po' fastidio dopo un campionato condotto al vertice, dopo aver vinto i playoff e magari vincendo anche gli spareggi, poi magari non salire. Beh, queste sono decisioni che prende la Lega, quindi noi ci stiamo alle regole. Sicuramente il nostro è già stato un ottimo campionato, siamo contenti per quello che abbiamo fatto, andremo lì, ancora il campo dove si giocherà l'altro spareggio non è stato deciso, andremo con la massima umiltà. Cercheremo di fare bene, per noi sicuramente è già un traguardo questo qua, cioè aver fatto arrivare a questo punto per noi è una grandissima soddisfazione. Accettiamo poi i verdetti della Lega e tutto. Una vittoria dei playoff, un momento storico, ricordavamo prima con l'ex mister Drammis durante la telecronaca della gara, che quando lo Scandale arrivò allo spareggio con Guardavalle non c'erano playoff. Quindi diciamo, si può dire che questo è il momento più alto raggiunto dallo Scandale, merito sicuramente della tua presidenza, ma in questo momento a chi ti senti di ringraziare? Beh, innanzitutto ringrazio questo gruppo di ragazzi che fin dall'inizio è stato disponibilissimo. Ringrazio le persone che sono andate da fare, perché sai che tu c'è tanto lavoro per portare avanti una società calcistica. Ringrazio i ragazzi che facevano le strisce, il ragazzo che puliva lo spogliatoio, il ragazzo che fin dal primo giorno è stato con noi. L'allenatore Londino sicuramente è stato una persona che ci ha dato carattere, cioè, tu l'hai conosciuto poco ma hai visto sicuramente che era una persona dura, cioè un Hitler della situazione, che questo suo comportamento ha dato molto. Anche quei ragazzi, diciamo, quei ragazzi che temevano alcune partite per l'età o per l'inesperienza, lui ha dato carattere e ha fatto sì che questi ragazzi partita dopo partita sono migliorati. Quindi appuntamento, diciamo, al 3 giugno, dove sarà? Il campo sarà deciso in settimana, sì, contro il Real Francavilla per vincere. Sicuramente andremo là per vincere. Quanti pullman? Beh, adesso organizziamo e parliamo con il vice sindaco, che mi aveva dato la parola che si sarebbero resi disponibili. Vediamo un po', in questa settimana col DS Castagnino ci faremo di tutto per far sì che più pullman partiranno da Scandale. Grazie. Prego.